Di nuovo bentrovati a tutti gli amici del mio canale Cristiano Ruiu TV. Ci eravamo lasciati dunque con la prima parte di questa storia che avevamo definito del presidente ombra cinese del Milan. Avevamo promesso la seconda parte. Ci eravamo lasciati con quella precedente al secondo closing slittato dal 3 marzo fino al 14 aprile 2017. Nel frattempo era arrivata la terza e ultima caparra confirmatoria di 50 milioni con la promessa di versarne altri 50 che in realtà non sono mai arrivati, anche questi dalla Willyshine, la società delle British Virgin Islands, attraverso Warong e dunque attraverso la Sino Europe, i conti cinesi e poi la Rossoneri Lux in Lussemburgo. Quindi terza caparra non da Yong Ogli ma da le società di Chen Huashan, questo prestanome amministratore delegato anche della Rossoneri Lux, e fino a questo momento dunque ci eravamo lasciati con 250 milioni versati da questi cinesi misteriosi a Fininvest senza l'acquisizione nemmeno di un'azione e di un closing che continuava a slittare. Arriviamo al 26 marzo e c'è il vero colpo di scena. 26 marzo 2017. Per questo motivo la copertina del nuovo video che state per vedere fa un riferimento chiaro al fondo, il fondo Elliott, non solo il fondo del barile nel quale è precipitato il Milan in quest'ultimo decennio dal punto di vista societario, ma proprio il fondo Elliott, che alcuni identificano anche attualmente come proprietario del Milan. Vi abbiamo spiegato in un video di qualche tempo fa come non sia in realtà Paul Singer il proprietario del fondo del Milan, ma che il fondo Elliott controlli il Milan per conto di due società del Delaware. In realtà il fondo Elliott entra nel Milan di fatto come proprietario, come controllante, ancor prima di Yong Ong-li, perché per la prima volta il 26 marzo del 2017, con Yong Ong-li che fino a questo momento ha fatto arrivare tramite le società da lui controllate, cinesi, lussemburghesi, delle British Virgin Island, 250 milioni, di fatto non ha più un soldo e non ha gli investitori dei quali si parlava, non ha questi potentati dell'economia cinese dei quali si parlava, non ha fondi propri, o almeno non li ha utilizzati fino a questo momento. I soldi sono arrivati da investitori misteriosi tramite una società che non è neanche controllata da lui, ma che ha la firma di Chen Huashan, questo prestanome. Quindi Yong Li non ha mai avuto e non ha mai messo i soldi nel Milan. Fino a questo momento ne sono arrivati 250, con alcuni 100, poco più di 100 da una società, la Sino Europe, non controllata da Yong Ong Lee, gli altri da questa Willyshine delle British Virgin Islands. A questo punto, per completare l'operazione, servono i soldi che restano da pagare, quindi per quanto riguarda l'acquisizione del Milan si deve arrivare a 740 milioni totali, questi quelli che sono, questa è la quantità alla quale è iscritto il Milan nel bilancio di Fininvest, più 90 milioni per la gestione dell'anno di interregno tra Fininvest e i cinesi. E allora il 26 marzo 2017, per la prima volta, a sorpresa, come un colpo di scena, esattamente come fu un colpo di scena quello del 5 agosto che fece arrivare a Villa Certosa Yong Ong-li e David Ali, scende in campo il nome del fondo Elliott. Per la prima volta si legge sul Sole 24 Ore, sarebbe il fondo Elliott a prestare a Yong Ong-li 300 milioni a un tasso di interesse pari al 10%, tenete a mente questa percentuale. Insieme alle notizie che riguardano il prestito di Elliott a Yong Ong-li, si dice che il cinese, se il cinese non dovesse pagare Elliott entro 18 mesi, il fondo Elliott prenderebbe impegno il Milan in toto, con tutte le parti del Milan, anche la parte che riguarda l'entertainment, anche la parte che riguarda gli investimenti immobiliari. 18 mesi. Guarda caso, questo percorso tracciato il 26 marzo poi davvero trae compimento 17 mesi dopo, con l'escussione impegno del Milan da parte di Elliott. Dunque una strada già tracciata prima ancora del closing, perché in questo momento non c'è ancora stato il closing tra Yong Ong-li e Fininvest. Oltretutto Elliott costituisce proprio in questi giorni una società, esattamente il 4 marzo 2017, quindi addirittura prima che esca sui giornali, costituisce in Lussemburgo una società che si chiama Project Red Black SARL, proprio nella stessa sede della Rossoneri Lux, quella il cui amministratore delegato è
Chenhuashan, una società composta per il 5% dal fondo lussemburgo-londinese Blue Sky, del quale fanno parte Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchioni, finanzieri campani che erano stati varie volte vicino alla ristrutturazione aziendale di alcune aziende italiane. Entrano in scena nel Milan, danno una mano a Elliott a comporre questa società per il 5% partecipata dalla loro Blue Sky, per il restante 95% di proprietà di due società del Delaware costituite proprio il 4 marzo 2017, che sono la King George e la Genio Investment, dei quali abbiamo parlato nel video realizzato davanti a casa Milan, proprio quelle due società che deterranno il 95% della stessa Project Red Black quando il Milan sarà totalmente controllato da Elliott, cioè esattamente un anno dopo. Il fatto che siano state costituite più di un anno prima questa escussione significava che il progetto, la traiettoria, il percorso era già stato delineato e che quindi già si sapeva prima che Yong Gong Lee acquisisse il 99,93% del Milan che sarebbe diventato di Elliott e in particolare di queste due società già costituite, ripeto, 4 marzo 2017. Come si poteva immaginare che sarebbero diventate 18 mesi dopo proprietari del Milan? Qualcuno già lo immaginava, già lo aveva pianificato, e lo dimostrano proprio le date delle costituzioni e anche la presenza di D'Avanzo e Cerchione, che sono stati un po' i garanti della trattativa, coloro che hanno coinvolto il fondo Elliott in questa operazione, loro che conoscevano ovviamente da vicino, molto da vicino, come abbiamo spiegato anche nel video di Mr. B, la galassia Fininvest. Da questo punto in poi la Sino Europe di Chenhuashan alias Yong Gong Lee scompare di scena, nessuno ne parla più, si scioglie, si era limitata a far passare i primi 100 milioni di caparra nel settembre 2016 da Hong Kong a Fininvest, dopodiché la Sino Europe scompare. Il Milan viene acquistato infatti dalla Rossoneri Lux, che è questa società lussemburghese che ha la sede proprio dove c'è la Project Red Black, la società costituita dal gruppo Elliott. E ovviamente si deve giustificare il prestito, perché non è che il fondo Elliott presta 300 milioni al primo che passa per strada. E allora si dice che Yong Gong Lee avrebbe dato in garanzia del prestito di Elliott i 500 milioni delle sue attività in Cina, sue e di sua moglie, attività non meglio identificate. Si parla di una miniera di fosforo che poi non viene oltretutto riconosciuta come proprietà di Yong Gong Lee, altre proprietà che non trovano nessun riscontro, però avrebbe dato queste in garanzia per il prestito di Elliott. Prestito che, oltretutto, si legge sul Sole 24 Ore, subito dopo il closing, sarebbe diventato come avrebbe avuto come pegno soltanto il Milan. Quindi queste eventuali proprietà di Yong Gong Lee lui le ha date in pegno soltanto fino al momento del closing, quindi in pratica dal 26 marzo, dai primi di marzo, fino al 13 di aprile. Dopodiché l'unica garanzia del prestito sarebbe stato il Milan, non più le attività, supposto che ne avesse, di Yong Gong Lee. Quindi questa garanzia personale di Yong Gong Lee dura veramente poco, meno di un mese, poi l'unica garanzia è il Milan. E dunque si arriva al 13 aprile, che è il giorno vero e proprio del closing. Rimaneva da versare ancora una quota, esattamente 190 milioni per quanto riguardava il fondo Elliott, che ha prestato 300 milioni a Yong Gong Lee, 190 per chiudere il closing, 90 di rimborso per l'interregno a Fininvest, tra Fininvest appunto e la quotata cinese, 20 milioni di anticipo di rimborso sulla gestione della stagione successiva 2017-2018, totale 300 milioni dati da Elliott sui 520 di valore complessivo della società, più 220 di debiti che si accolla a questo punto la Rossoneri Lux, che erano già in capo a Fininvest, per un valore totale di 740 milioni. Questa è la cifra che viene iscritta nel bilancio di Fininvest e che consente ai soci di Fininvest nel 2017, come anticipato già nel video precedente, di incassare cospicui dividendi. Immaginatevi una società come il Milan, che l'ha controllata da Fininvest, che produceva ogni anno 50, 60, 70, 80, 90 milioni di debiti, improvvisamente porta un incasso netto, un cash flow di 740 milioni, tutti in un esercizio di bilancio, e dunque un dividendo molto ricco, proprio tra l'altro nel periodo in cui a Fininvest servivano questi soldi per evitare la scalata di Vivendi al gruppo Mediaset. Con questi soldi infatti Fininvest riesce ad arrivare al 41% delle azioni di Mediaset e a respingere dunque la scalata del gruppo Vivendi, ma questo è un aspetto, diciamo, collaterale
che riguarda l'universo Finibest. Però insomma, questi soldi, per farla breve, sono serviti sia a livello imprenditoriale per evitare la scalata a Mediaset, sia come dividendi importanti per tutta la famiglia Berlusconi. Arriviamo all'operazione con Yong Gong Lee, che ha strutturato questa operazione. Abbiamo detto 300 gli vengono prestati da Elliot, 150 sono le due caparre, la seconda e la terza, quella di dicembre e quella di marzo, con i soldi che arrivano tramite Hong Kong e Lussemburgo, ma da Willy Schein, la fiduciaria offshore delle isole Vergini britanniche, e lui mette praticamente 160 milioni che, come insisto a dire, non arrivano da lui ma dalla Sino-Europe, che è intestata a Chen Huashan, quindi nemmeno a lui. Diventa dunque proprietario del Milan e si avvale come advisor dello studio storico partner di Fininvest di Milano, lo studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli, e proprio Roberto Cappelli, uno di questi membri, entrerà poi a far parte del CDA di Yong Gong Lee, insieme ai cinesi, appunto, Yong Gong Lee, Han Li, Bo Liu, Re Shao Xu, a Fassone, amministratore delegato, a Patuano e Scaroni. Questa è la composizione dunque del nuovo CDA, che entra in carica il 13 di aprile 2017, con questi quattro cinesi: Fassone, amministratore delegato, Patuano e Scaroni, due figure storiche che poi sarebbero rimaste nel CDA di un anno dopo, quello allestito da Elliot, e Roberto Cappelli, che ha questa particolarità: avvocato di Fininvest e advisor del compratore, quindi avvocato del venditore e anche advisor dell'acquirente Yong Gong Lee, e poi entra addirittura nel suo CDA, quindi un ruolo molto importante. Il Sole 24 Ore, nella descrizione del nuovo CDA del Milan, del quale non fa parte Silvio Berlusconi, perché poi alla fine, nonostante quello che aveva detto Yong Gong Lee, e lo stesso Berlusconi rifiuta la carica di presidente onorario, sempre Sole 24 Ore scrive l'11 di aprile, due giorni prima, che ci sarebbe stato un comitato di controllo di questo CDA proprio per garantire il prestito di Elliot, insomma, che andassero a buon fine i soldi messi da Elliot. Un comitato di controllo composto da chi? Da Frank Tuil, uomo di Elliot, da D'Avanzo e Cerchione di Blue Sky, cioè uno dei veicoli che aveva consentito a Elliot di creare la Project Red Black e con essa prestare i soldi a Yong Gong Lee, lo stesso veicolo che poi comprerà il Milan un anno dopo. E Tuil, Cerchione e D'Avanzo, guarda un po', faranno parte poi del CDA un anno dopo del Milan. Quindi pensare che ci sia stata tra Yong Gong Lee e la gestione Elliot, quella che è attualmente in vigore, chiamiamola gestione Elliot per comodità, ma abbiamo capito che non è così, una discontinuità, è un'assoluta follia. C'è stata assoluta continuità, l'unica differenza è che sono venuti meno i quattro cinesi, che in realtà non hanno mai messo soldi, li ha messi Chen Huashan quei pochi soldi, e gli altri sono arrivati da una società delle Isole Vergini Britanniche, e di fatto sono sempre stati, diciamo, senza mettere mai a garanzia i loro beni, ammesso che ne avessero. CDA del 13 aprile, arriviamo qua a un fatto strettamente personale. Io ero presente come piccolo azionista del Milan, molto piccolo, assemblea dei soci che doveva naturalmente votare il nuovo CDA. C'è stata l'elezione all'unanimità, l'approvazione all'unanimità del nuovo CDA? No, perché soltanto un socio, un piccolo azionista, ha votato no. Quello ero io. Io ho votato no, mi sono preso le critiche, gli improperi per il fatto di non credere al nuovo corso, al nuovo Milan, al Milan dei cinesi. Alcune testate si sono anche sbilanciate con giudizi su di me, tra queste Milan News. Alla fine, il fatto che quel CDA non fosse stato votato all'unanimità e che io sia stato l'unico a dire no, è una cosa che a distanza di anni mi riempie di orgoglio, perché posso dire che avevo capito che quello non si trattava, che non era un CDA finalizzato al bene, alla crescita del Milan, ma era solamente un CDA che mascherava alcune operazioni finanziarie, e la dimostrazione ve la sto dando in questi video, e la data, la storia del Milan dell'anno successivo. Oltre a questo, non si sa nulla dei quattro cinesi che fanno parte del CDA, ovviamente di Patuano, di Scaroni, di Cappelli, si sa tutto, dei cinesi non si sa nulla. Io chiedo, da giornalista, delle notizie, quindi curricula vitae di questi membri del CDA. Si dice che vengano fornite al termine dell'assemblea, in realtà non vengono mai fornite alla comunicazione del Milan, sarebbero stati pubblicati sui giornali due mesi dopo, con appunto una ricostruzione dei possedimenti di Yong Gong Lee e degli altri coinvolti nel CDA un po' fantasiosa. Poi la ricostruzione dei fatti ha dimostrato questo. Il 27 aprile, quindi pochi giorni dopo, viene emesso un bond
a Vienna da 128 milioni interamente sottoscritto da Elliott, quindi per rifinanziare il Milan è Elliott che si assume la responsabilità di emettere un bond, non certo Yongong Lee, non certo l'Assino Europe che ormai già non c'è più, non certo Rossoneri Lax, la società lussemburghese di Chen Huashan. Il 2 maggio viene deliberato un aumento di capitale da 120 milioni in due tranche, 60 e 60, che viene sottoposto agli azionisti, tra i quali anche i piccoli azionisti, e per la prima volta anche i piccoli azionisti, tra cui il sottoscritto, devono aumentare il capitale. Stiamo parlando, per quanto mi riguarda, di un'inezia, una cosa come 50 euro, davvero una stupidata, però ovviamente per gli altri qualcosa di più cospicuo, un aumento di capitale che viene sottoscritto per meno del 50% del totale. Quindi il primo aumento di capitale a 60 milioni viene sottoscritto per meno del 50%, c'è una grande parte di inoptato che poi viene offerta un po' a tutti senza trovare grande riscontro. Il 3 maggio arriva, esce il dettaglio che la Rossoneri Lax, quindi la proprietaria del 99,93% del Milan, che per i più viene definita come la società di Yongong Lee, in realtà non è di Yongong Lee ma è del suo prestanome Chen Huashan, ricordatevelo, ve l'ho già detto, viene fuori che il prestito dei soldi che mette nel Milan la Rossoneri Lax non è a tasso zero come accadeva per i finanziamenti di Fininvest fino agli anni prima, ma è al 7,7%, un tasso inferiore a quello al quale Elliott ha prestato i soldi a Yongong Lee, ma un tasso sicuramente considerevole. Guarda caso, altra analogia, come ne abbiamo evidenziate alcune nel video precedente, lo stesso tasso di prestito di Suning all'Inter, quindi tutti i soldi che Suning dall'Inter vengono prestati all'Inter con un tasso del 7,7%, guarda caso lo stesso identico di della Rossoneri Lax al Milan. Un piccolo dettaglio, una piccola cosa in più. Il 12 maggio, quindi a closing finalmente già avvenuto, si viene a sapere che il Milan ha dovuto risarcire nel bilancio dell'anno precedente 5 milioni e mezzo a Fondazione Fiera per l'idea mai decollata o subito tramontata di Barbara Berlusconi della creazione di uno stadio nei pressi del Portello, quindi 5 milioni e mezzo vengono fuori nel bilancio l'anno dopo. Nel frattempo Bloomberg, che già precedentemente aveva indagato sulle attività di Yongong Lee, pubblica un articolo in cui rivela che le autorità cinesi stanno indagando sul flusso di denaro di Yongong Lee, o meglio della Sino Europe, alla Fininvest. Una parte di questo denaro direttamente, una parte attraverso Lussemburgo, una parte attraverso, o meglio proveniente dalle British Virgin Islands. Quindi Bloomberg per la prima volta fa sapere che le autorità cinesi stanno indagando su questo tema. Ciò nonostante, il Milan in quel periodo comincia l'estate, è il Milan di Fassone e Mirabelli che iniziano a fare una campagna acquisti incredibile, pazzesca, eccezionale, senza precedenti. Si spendono quasi 250 milioni, alla fine il delta di mercato sarà di 200 milioni, ci sono problemi sulle fideiussioni bancarie per garantire gli acquisti più importanti, quello di Biglia dalla Lazio, di Bonucci dalla Juventus. Dopo quello stop delle fideiussioni sbloccato, il Milan si ferma, anche perché erano già stati spesi, come detto, quasi 250 milioni, un mercato assolutamente anomalo per quello che era la conformazione della proprietà del Milan che era della Rossoneri Lax, di un prestanome di Yongong Lee, il quale si era fatto prestare la maggior parte dei soldi dal fondo Elliott per chiudere un'operazione a discapito di tutti quelli che dicevano che alle spalle della Sino Europe di Yongong Lee c'era il fior fiore degli investitori cinesi mai visti, potentati economici cinesi mai visti, solamente Yongong Lee, che in qualche modo ha fatto arrivare dei soldi da Hong Kong provenienti dalle British Virgin Islands, e per quanto riguarda la restante parte un fondo americano, Elliott, che ha costituito una società in Lussemburgo i cui soldi sono arrivati da altre due società americane del Delaware i cui proprietari erano ignoti. Quindi il Milan in questo momento di Fassone e Mirabelli, siamo all'estate 2017, che ha speso un sacco di soldi, è di fatto di proprietari ignoti e fa capo a un cinese quasi nulla tenente che sa già che 18 mesi dopo, anzi meno che un anno dopo, se non avesse potuto ridare a Elliott i 300 milioni prestati più gli interessi, avrebbe perso il Milan. Quindi di fatto Yongong Lee non ha mai dato questi soldi al fondo Elliott, nella migliore delle ipotesi ha perso 100 milioni, ma neanche qua siamo certi, perché non esiste una traccia di un flusso di denaro dalle attività
o dai fondi personali di Yong Gong Lee a Fininvest. Quindi tutto fa pensare che Yong Gong Lee non abbia perso un euro in questa vicenda e che a partire dal marzo 2017 già si sapeva come sarebbe finita, cioè che il Milan un anno e mezzo dopo sarebbe diventato controllato dal fondo Elliott di proprietà di due società i cui proprietari sono ancora attualmente ignoti. Questa è la ricostruzione di Cristiano Ruiu TV del passaggio decisivo, delicato, misterioso del pacchetto azionario di maggioranza del Milan da Fininvest non a Yong Gong Lee, che non è mai stato proprietario del Milan, è stato presidente del CDA ma mai proprietario del Milan. Proprietario del Milan era la Rossoneri Lux, società lussemburghese con un prestito della Project Red Black, altra società lussemburghese le cui origini ve le abbiamo spiegate. Questo era quanto vi dovevamo sul mistero cinese sul quale ci eravamo sbilanciati, avevamo provato ad aprire gli occhi alla tifoseria milanista proprio durante quell'estate della gioia per i tanti acquisti, del giubilo per Fassone e Mirabelli, che in realtà stavano recitando un copione già scritto con dei fondi già stanziati sprecati a livello sportivo, perché il Milan poi quell'anno arrivò sesto prima della vera ristrutturazione, quella controllata dal fondo Elliott, che però riserva ancora tantissimi misteri. Ma di questo passaggio dell'estate 2018 ci occuperemo nel prossimo video, sempre su Cristiano Ruiu TV. Vi ricordo, a margine di questo doppio video che abbiamo realizzato sul passaggio da Fininvest a Yong Gong Lee, che se volete dedicarvi, oltre a queste questioni di calcio e finanza, anche al calcio giocato, potete scommettere, ma per scommettere, lo vedete nel logo sempre in alto sulle copertine dei miei video, affidatevi ai consigli del canale YouTube e del sito scommesse.commentirecensioni.com, che vi può guidare al meglio su come utilizzare, incassare, spendere e scommettere i vostri soldi, naturalmente sempre con giudizio e in base a quello che sono le vostre finanze, altrimenti rischiate di fare la fine di Yong Gong Lee, ma poi dovrete essere anche voi a trovare qualcuno come ha fatto Yong Gong Lee, così bravo di prestargli così tanti soldi senza garanzie. Avete capito un po' che cosa intendevamo spiegare con questa disamina, con questa ricostruzione dei fatti? Ci rivediamo per il prossimo appuntamento per il terzo passaggio da Yong Gong Lee al controllo di Elliott, sempre avvolto nel mistero. Ciao e grazie per avermi seguito.